17 impiegati dell'ex clinica Santa Rita sono ancora senza lavoro e reclamano un incontro con l'assessore alla salute Baldo Gucciardi. La promessa di questo incontro è stata strappata durante l'ultima visita dell'esponente regionale lo scorso 20 maggio. Così la funzione pubblica CGL è entrata in scena e ha chiesto al prefetto di prendere in mano la vertenza. La prefettura ha rintracciato i proprietari della Santa Rita, i quali comunicavano che erano in trattativa per la riapertura della clinica con il gruppo Carmona. La funzione pubblica CGL e i lavoratori, in occasione di una visita a Messina dell'ex assessore Lucia Borsellino, hanno chiesto il congelamento del budget in attesa di un'eventuale cessione dell'azienda. I dipendenti, nel frattempo, che non percepivano stipendi da novembre 2011, sono stati sospesi dall'attività ex articolo 72, legge fallimentare. La Regione ha revocato l'accreditamento attribuendo 9 posti letto alla casa di cura COT. Questa alla DTL si era presa l'impegno di assumere tutti. Su 29 lavoratori in carico all'ATI Hospital ne ha assunti soltanto 11.